Che cosa significa oggi nel 2013 radunare i vertici dei paesi della Comunità Europea per il Mediterraneo e qual è il ruolo dell'Italia? Beh, intanto oggi c'erano i paesi europei e c'erano anche i paesi della sponda sud del Mediterraneo e credo che questa sia un'occasione importante di scambio, perché il clima che si è avvertito qui non era un clima di chi dà lezione a qualcuno, ma di chi è disposto a riconoscersi, rispettarsi e di aprirsi. Quindi mi sembra che su questi presupposti debbano essere basati i rapporti tra paesi, tanto più quando sono paesi confinanti. Mi piace l'idea che appunto lo scambio passi l'intensificazione dei rapporti, perché molti dei giovani in Europa, in Italia in particolare, io parlo più dell'Italia perché è il paese che conosco meglio, basano la loro conoscenza dei loro compagni, magari che sono nati in Tunisia o in Egitto o in altri paesi, sugli stereotipi, perché non conoscono. Allora è fondamentale conoscere per rispettarsi, per capire che ci sono tante culture, ci sono tante religioni e non è detto che una religione o una cultura sia migliore di un'altra. Nell'era globale noi dobbiamo sapersi confrontare e credo anche che dobbiamo valorizzare la figura del migrante, perché il migrante è l'elemento umano della globalizzazione. La globalizzazione fa spostare tutto, fa spostare le merci, i capitali, le notizie, fa spostare le persone. Ecco, e allora loro sono in qualche modo l'espressione più contemporanea del nostro vivere. Sono persone molto forti, coraggiose, che non hanno paura e che osano laddove molti di noi non avrebbero coraggio di osare, no? In fondo sono appunto un'avanguardia del nostro futuro vicino. Già lo vediamo, molti ragazzi oggi nati in Italia studiano all'estero e poi lavoreranno anche in altri paesi. Quindi è questo stile di vita che loro interpretano che probabilmente diventerà molto diffuso anche nei nostri paesi. E allora io penso che bisogna vivere questo nostro tempo in un'altra ottica. Non quella di chiusura, non quella di paura, ma come un tempo bello che ci consente di conoscerci tutti meglio senza fare tanta strada. Quindi occasioni come queste credo che siano importanti, vanno rafforzate perché bisogna passare alla concretezza, allora mettiamoci più impegno nella fattività, nei progetti, negli scambi. Sarei molto contenta se professori universitari, non so, egiziani o tunisini o di altri paesi venissero in Italia a parlare delle nostre università e viceversa, i nostri professori delle loro, ma credo che sarebbe importante anche scambi a livello istituzionale, proprio per collaborare a un tempo in cui si lavora per la democratizzazione in questi paesi e l'institutional building, che non è esportazione della democrazia, può aiutare in questo senso. Auspicherebbe ad un'edizione italiana di questo summit in futuro? Sì, certo, sarebbe importante che anche l'Italia però comunque ha sempre sostenuto questa conferenza e questo scambio e dunque continuare a farlo credo che sarebbe molto importante. Ah, ma intendo in Italia? In Italia, assolutamente sì, in Italia, certo. Adesso in questo momento noi non ci possiamo impegnare perché nel nostro paese ci sono importanti scadenze, però con il presidente Schulz ci siamo già detti che ci sentiremo presto e sicuramente noi sosterremo questo sforzo, sicuro. Grazie. Ora una breve domanda all'architetto Stefano Boeri che ha progettato questo edificio. Architetto, che cosa significa radunare i paesi sul tema del Mediterraneo in un edificio che ha questo particolare rapporto con l'acqua e con il mare? Dal discorso inaugurale del presidente Boldrini da subito si è segnato un cambiamento nella politica dell'Italia e l'attenzione al Mediterraneo è stato un elemento fondamentale, l'attenzione alla storia e alle biografie dei migranti anche. Questo è un edificio che è nato con un'idea di rapporto con il Mediterraneo molto forte e sono felice che si inauguri qui in questo modo oggi questo edificio. E credo che insomma, il futuro sia anche il futuro delle città del Mediterraneo, cioè non è solo il futuro dei paesi, quindi io penso che l'Italia, che Napoli, Trieste, Genova sia un paese che può giocare delle carte fondamentali. Grazie molto. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Buone cose. Grazie.